il farmacista nella visione di oggi della farmacia moderna dei servizi ha un ruolo importantissimo nell'ascolto, quindi nel poter ascoltare, accettare una richiesta da parte di una, per esempio, donna in gravidanza, di un aiuto, di un supporto, e di conseguenza di poter dare il consiglio, quindi una figura importantissima a livello di consulenza e di passaggio di un messaggio di rassicurazione e di soluzione finale al problema che la donna in gravidanza manifesta, come può essere per esempio quello di una condizione febbrile o dolorosa in cui la donna si trova in questo momento. Sì, i dati ci confermano che il paracetamolo risulta essere un farmaco sicuro per la donna in gravidanza e in allattamento, per quanto riguarda sia il suo ruolo antipiretico, ma anche il suo ruolo analgesico, quindi contro il dolore. L'importante è che il farmaco, che ha un passaggio comunque a livello placentare minimo, debba essere assunto nella maniera corretta e secondo le indicazioni adatte date dal medico o dal proprio farmacista. Può essere consigliato ovviamente andando a suggerire l'adeguatezza della dose, quindi l'utilizzo della dose minima per ottenere il miglior risultato e nella frequenza minima di utilizzo e esclusivamente nel momento in cui la paziente riconosce l'effettiva necessità, quindi quando la condizione dolorosa porta ad una situazione di difficoltà nelle situazioni regolari della vita di tutti i giorni. Ecco, quando quindi capiamo che la condizione ha necessità di un supporto medico, allora in quel caso il consiglio è assolutamente importante, abbinato ad un consiglio anche che può riguardare lo stile di vita, l'alimentazione, la situazione, lo stile proprio quotidiano di quello che il soggetto affronta, quindi quanto stress, la condizione lavorativa, suggerendo magari un'alimentazione più controllata e anche uno stile di vita magari un pochino più adeguato alla condizione, che pur non essendo una condizione patologica, è comunque una condizione che necessita comunque di attenzioni un pochino maggiori. Il paracetamolo è consigliato a una dose massima consigliata giornaliera di 3 grammi. Ovviamente, come abbiamo appena accennato, la dose minima per ottenere il risultato richiesto varia da soggetto a soggetto. Quindi si comincia con un consiglio di un paracetamolo da 500 mg e valutare la risposta del proprio corpo. Quindi in base alle proprie necessità, la situazione con il minor tempo da poter utilizzare la seconda dose è quella delle 4-5 ore, ma sicuramente da utilizzare secondo la propria necessità, secondo le proprie richieste del corpo, quindi se la febbre si è abbassata, se il dolore è passato, e sicuramente non oltre i 3 giorni massimi di utilizzo consecutivo. Se questa condizione patologica persiste, di disturbo persiste, ovviamente dopo i 3 giorni va consultato il proprio medico di base o lo specialista per appurare, insomma, delle terapie necessarie.